per Elbling. Elbling, conclusione, poi attenzione, è stato clare gol, gol del Lugano, ottavo 17, subito la reazione bianconera ancora una volta, mentre si accende la bagarre tra Elbling, che se la prende anche con l'Eisman, e Ambrul, credo, ora la bagarre rischia di diventare generale, con Lumelin e Gerber, con Dino Wieser e Tristan Beauclair, quello che conta a livello pratico è la seconda rete di Tristan Beauclair, queste scaramucce. Chissà a chi fanno bene, Lugano la quarta linea non la schiera, quindi anche se perde Tristan Beauclair che però ha segnato, forse più grave se la penalità di partita per il Davos la subisce di Noiser. C'è Cambul sul ghiaccio, Cambul con Elbling. Kurman di Noiser e Tristan Beauclair li lascia sfogare. Mentre gli altri, tranne Cambul e Elbling che ancora si tengono, si sono calmati. I due continuano, ora l'Eisman hanno braccia libere per dividere eventualmente i due, continuano a prendersela l'uno con l'altro ed ora vediamo le sanzioni. Allora, ottavo 17, cominciamo a marcare il gol di Tristan Beauclair, che è la cosa più importante. Allora, mentre Elbling e Ambrul hanno ancora qualcosa da dirsi. Allora, qui in chiaro dobbiamo fare attenzione a cosa diciamo, i discorsi, perché... perché tu vieni dal Nord America, esatto. Però se noi guardiamo la partita dove va, la quarta linea appena